Eccoci qua, siamo qua con Riccardone. Ciao Ricky, com'è? Ciao Steve, buongiorno, tutto bene, grazie. Ottimo, ottimo. Allora, stavamo parlando prima di avviare la registrazione e tu praticamente, cioè, sei con noi da quanti mesi? Sono con voi dall'inizio del lockdown praticamente, dalla university. Ma ci hai conosciuto all'inizio del lockdown o prima? No, è circa un anno e mezzo che vi faccio il chilo, però adesso mi sono deciso. Ok, hai fatto con noi quindi la University 1 e 2? Sì, esatto. Ok, e la coaching, giusto? La coaching, sì, la farò con Massimo, che tra l'altro abita il paese dopo il mio, manco a farla apposta. Ah, minchia, ok. E verrà il master anche, giusto? Sì, esatto. Uno l'hai già fatto di master, quindi hai preso 2 settimane? Sì, esatto. Ok. Tu quanti anni hai, Ricky? 34. Ok, e sei di? Vabbè, vicino a Milano. Sì. Ok, va bene. Allora, ottimo topic, argomento che abbiamo trattato in tante salse, però ci sono sempre comunque spunti e pezzi del puzzle da inserire. Allora, 3 difficoltà di giorno e, diciamo, i 3 antidoti. Cioè, 3 difficoltà che tu hai riscontrato nel tuo percorso e come hai risolto queste difficoltà. Quindi ne mettiamo magari 3 e diamo magari qualche consiglio su come superarle. Al primo punto, se ti dovessi chiedere la difficoltà maggiore che hai riscontrato, che insomma nella parte dal vivo, qual è di giorno? Cronologicamente lo stato emotivo. Ok. Di andare dalla ragazza e approcciarla. Questo Giulio mi ha aiutato molto, nel senso mi ha fatto riflettere e mi ha sbloccato. Praticamente bisogna buttarsi, poi come va, se viene il no, pazienza, ci sta. Ma tu Ricky, è stato emotivo, ma cosa avevi? Perché anch'io ai miei tempi, io sono una persona molto sensibile, molto emotiva, ero molta ansia. Te che cosa sovveniva? Avevi paura del giudizio, l'ansia o cos'altro? Sì, appunto, anzitutto mi sentivo fuori luogo, pure uno stupido ad andare ad approcciare una perfetta sconosciuta. E quindi spesso, anche se la ragazza mandava segnali di interesse, non mi muovevo in tal senso. Ok, e quindi hai risolto in qualche modo, immagino forzando te stesso all'inizio. Esatto. L'unica è fare, quindi mi sono detto o la va la spacca. È una cosa, cioè, in generale non accetto di avere queste paure in Ok. altri ambiti della vita, ma soprattutto in questo campo, quando rivedo anche le esperienze passate, mi rendo proprio conto che sono state solo le mie pisime a Sì. lavorare con me. E questo non lo accetto più, cioè deve cambiare. Ci devo sbattere il naso, ci sbatte il naso, va bene così. È veramente bella sta cosa qua, mi fa riflettere quando dici non lo accetto, cioè non accetto di avere queste fisime, non le accetto, cioè proprio come se le ripudiassi alla fine, cioè ti incazzi se le hai, se ti sovvengono. Sì, perché reputo di avere le possibilità e ora finalmente anche il metodo per metterle in pratica. Quindi non Sì. ci sono più scusanti, c'è solo da Sì. fare esperienza. Volevo chiederti una cosa, apro una parentesi. I tuoi compagni di corso al master erano anche loro avevano questo tipo di problema di emotività oppure loro no? Sì, forse più accentuato del mio. Che io bene o male, dopo un po' mi metto nell'ordine delle idee di conoscere la persona. Cioè, Ok. adesso faccio un esempio quasi estremo, non ho quasi più davanti una ragazza, ma è proprio la persona, quasi in maniera sessuata. Io devo capire che testa ha. Dopo è tutto il resto. Loro invece li ho visti ancora molto ancorati, forse per l'attrazione che provano, forse per X motivi loro. Sì. Molto bello questo concetto. Io lo sposo perfettamente. Da anni lo dico, è successo anche per me così. Più sei desensibilizzato, più proprio ti distacchi dal concetto del bellezza, dal concetto di volerla portare fuori, di baciarla, proprio dal concetto di uomo, più ragioni a mente lucida. Veramente ottimo. Ok, al punto 2, quindi dopo dall'ansia, qual è la, diciamo, la difficoltà
che ti è sovvenuta e che poi, diciamo, sei riuscito a affrontare, a superare? La cosa dire, ovvero l'open, nel senso notare un particolare più o meno inerente, d'accordo, ci sono delle frasi che sono maggiormente generalizzabili. Però ecco, visto che lo scopo mio è l'efficacia, quindi lasciare il segno, anche un bell'opener tarato ad hoc, sì, ha il suo effetto. Però appunto ci vuole la giusta sensibilità, capire dove andare a parare, dove no, e soprattutto, sì, come proseguire anche nel discorso. Cioè, sono state ragazze che poi andavano avanti a parlare, ma sono stato io a bloccarmi, quindi... Ok, ma quindi la frase, diciamo, di partenza, ma avevi, come posso dire, avevi paura di non avere frasi adeguate all'inizio? Cioè, cos'era, diciamo, la il punto di criticità? In francese, avevo paura di dire baccate. Ok. E come hai risolto? Cioè, hai risolto anche qua con il non stare a giudicarti? Sì, esatto, è l'unica. Poi ovviamente si sgrossa pian piano la pietra, però all'inizio è così, ci sta. Tanto le baccate le dici uguali, cioè, nel senso, non è che... Esatto. Le diciamo uguali, lo stesso. Anzi, più ci pensi, più ne dici. Meno ci pensi, non è che meno le dici. Però, sai, le attutisci mentalmente, secondo me. Mm-hmm. È vero. Anzi, magari... dirottare l'attenzione. Assolutamente sì. E ultima invece, che cosa ci metti dentro? Quindi discorso emotività, discorso quindi base di partenza, e poi mi dicevi come continuare? Sì, come continuare, ovvero sia sulle obiezioni. Classica, o il ragazzo. Vediamo se effettivamente è così, cioè, nel senso, mi sono preso qualche caffè con ragazze fidanzate che non la finivano più di parlare. Quindi anche lì, in alcuni casi mi sono bloccato, in altri casi sono andato avanti, non dico come un treno, però abbastanza spedito, fluido. Ma con quelli che sei andato avanti, cosa c'era di diverso? Cioè, facciamo finta, tipo, non so, alle 2 hai fermato una ragazza, ti ha detto che è fidanzato, che mi blocco, lo lascio perdere. Alle 2:30 ne fermo un'altra, provo a conoscere invece che è fidanzata, però lì vado avanti. Cioè, qual è stata la differenza? Il fatto che, non so, prima avevi sbagliato, cioè, che cos'è che ti ha portato avanti nel secondo tentativo? Direi un misto di fattori. Un po' magari l'energia leggermente differente da parte mia. Ok. E un po' l'atteggiamento della ragazza. Cioè, ci sono, okay, quelle gente tipo bulldozer, quindi che cosa ci vuoi fare? Senti questa è proprio sconvolgente. Anni fa, nei primi tempi, facevamo i corsi, una settimana era solo una persona, perché comunque la richiesta era molto, molto meno pressante. C'era questo ragazzo, eravamo insieme, e avevamo parlato la mattina proprio di questo discorso, sulla parte teorica, cioè se ti dicono che sono fidanzate, a volte può essere vero, a volte no. Dipende da tanti fattori, tante variabili. Tu prova ad andare avanti, senza insistere, però prova ad andare avanti, poi se ti mette paletti anche nelle successive, diciamo, parti di conversazione, allora lasci perdere. Fatto sta che ad un certo punto, il giorno stesso, ferma questa ragazza alla fermata, questa gli dice: guarda, sono fidanzata. Lui va avanti fino a prendere il numero di telefono. Il primo messaggio della ragazza, una volta sentita su WhatsApp, è stato: guarda, comunque io non sono fidanzata, però te l'ho detto perché in quelle zone gira, sai, gente non proprio raccomandabile, volevo un po' tutelarmi. Sono 667 le donne. Cioè, è una roba... Io ancora oggi me lo ricordo e lo racconto, sono passati anni, perché alla fine dicono un qualcosa, ma non sempre rispecchia la realtà, dipende da tante variabili. Mm-hmm. Sì, anche quel. Beh, qua siamo in centro Torino, quindi forse è un po' più mite come condizione. È proprio magari per mettere alla prova di fronte. E lì, sì, lì sì, sta il tempo, cioè... No. Sì. Oh, Ricky, abbiamo già finito. Alles gut, molto ottimo. È stato proprio più il tempo organizzarsi che il resto. Ti ringrazio tantissimo, sei stato veramente in gamba e ci vediamo a settembre, quindi. Assolutamente. Al master, ottimo. Mi raccomando, bello carico che ti voglio sul pezzo, Bello sprint. Grazie, Ricky, grazie mille. Grazie. Un abbraccio. Ciao.